tempo di bilancio e tesseramento per la Proloco di Fano, che anche quest'anno è stata ospitata dalla cooperativa Tre Ponti per l'assemblea annuale che si è svolta ieri per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2023. Un bilancio che porta a un budget complessivo di 500.000 euro e con un utile pari a 9.000 euro, presentato dal commercialista Michele Brocchini, somma che sarà investita nell'attività sociale. L'approvazione del bilancio è stata preceduta dalla relazione svolta dal presidente Giacomo Grandicelli, che insieme alla vicepresidente Anna Maria Montefusco e al segretario Gino Bartolucci si definisce soddisfatto dei risultati portati dalla Proloco e di come l'attività della Proloco stessa costituisce un supporto organizzativo e promozionale verso le manifestazioni organizzate direttamente a supporto di allestimenti per altre organizzazioni. È andato tutto molto bene, chiaramente il bilancio è stato approvato perché abbiamo un bilancio sano, anche se importante, e ci sono tantissime persone anche oggi, quindi siamo più di 200, quindi sicuramente siamo partiti col piede giusto, nel senso che bilancio approvato, un bilancio sano, ma soprattutto tante persone, quindi il tesseramento sarà sicuramente importante come lo è stato l'anno scorso. Prossimi obiettivi per il prossimo anno? Prossimi obiettivi sicuramente rifare quello che siamo riusciti a fare quest'anno. Già abbiamo fatto tanto con eventi come con il Carnevale, adesso abbiamo l'impegno importante per quello che riguarda il Giro d'Italia. Poi dopo verranno tutti gli eventi che noi di solito facciamo, quindi la Fano dei Cesari, abbiamo un Giro per Fan, ci sarà la festa del socio BCC che di solito curiamo come tutti gli anni, poi ci sarà il Natale, insomma tante cose che insomma fino adesso abbiamo fatto e speriamo di continuare a fare nel migliore dei modi. Circa 250 presenti al pranzo sociale di ieri, dove in tanti sono accorsi al tesseramento. Abbiamo approvato il bilancio del 2023, siamo partiti già molto numerosi per il tesseramento del 2024. Chi non è potuto venire qui in questa giornata può contattare il numero sovraimpressione oppure venire la mattina qui presso la sede della Proloco per fare il tesseramento del 2024.